Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto all'Istituto Pari che mi ha chiesto di coordinare questa sessione, un po' indegnamente, nel senso che io ho seguito come volontario questo lungo lavoro, chi ha lavorato davvero sono innanzitutto loro e altre persone che vorrei ricordare. Aggiungo solo che dopo più di un anno di lavoro insieme, questa è la prima volta in cui ci incontriamo fisicamente, quindi questo mi fa particolarmente piacere. Ha già ringraziato il Presidente Pezzino e ricordato Mirko Carattiere, a cui si deve di fatto il lavoro, la regia fino a un certo punto del progetto. Mi prendo soltanto pochi minuti per aggiungere un ringraziamento alle altre persone che hanno lavorato. Una è Paola Boccalatte, che è qui con noi e che interverrà credo nella seconda fase. La seconda è Igor Pizzirusso, che non solo ha creato il sito, il portale, ma diciamo ha seguito con noi tutto il processo e quindi è stato fortemente impegnato. E la terza, che purtroppo non può essere qui con noi oggi, è Elisa Corni, che ha fatto un grande lavoro di grafica e immaginazione sia per la mostra sia per il sito che vorrei ricordare. Ringrazio ancora Camilla Brunelli, che per la rete Paesaggi della Memoria ha seguito anche lei i lavori e che oggi non può essere presente, e Adolfo Vigneno, che invece è qui con noi e poi avrà occasione di intervenire. Io cercherò di essere il più breve possibile, anche perché i tempi sono abbastanza stretti. Mi limiterò a presentare di volta in volta i curatori della mostra e del portale. Porrei non tanto una domanda, ma diciamo una riflessione che secondo me loro, se vogliono, possono riprendere anche con degli esempi del lavoro fatto. Non per insistere troppo su questa differenza generazionale tra noi e loro, ma è indubbio che è un gruppo di curatori, di ricercatori giovani, quindi mi piacerebbe sentire da loro anche qualcosa di relativo a come una persona della loro generazione oggi, con una distanza così ampia che ci separa da quelle memorie, da quelle storie, come si siano posti nell'affrontare questa memoria che, come abbiamo visto e come certi esempi di luoghi ci potranno provare, è una memoria tuttora non acquietata, ancora divisiva, eccetera. E quindi questa rivolta a loro ovviamente è una domanda retorica, ma in generale forse può non esserlo. Che senso ha, se ce l'ha, occuparsi ancora oggi di quella storia e di quelle memorie? Quindi io do subito la parola a Greta Fedele, che è ricercatrice e postdoc all'Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli, dottoressa di ricerca in storia contemporanea, che ha studiato in particolare la storia della Resistenza e si occupa di storia della giustizia nel secondo dopoguerra in una prospettiva comparata italo-francese. Chiedo a lei un'introduzione, illustrazione della mostra. Io parlo un po' indifferentemente di mostra e sito, non sono la stessa cosa naturalmente, ma sono strettamente complementari, quindi l'una non esisterebbe senza l'altra e viceversa. Greta. Grazie. Okay. Buongiorno a tutti e tutte, grazie Guido Fanto con la mascherina, giustamente. Grazie per l'introduzione, e aggiungerei al ringraziamento che hai appena fatto anche il ringraziamento a te per averci seguito in questo anno e mezzo di lavoro,
che appunto, come hai già accennato tu, ci ha visto sempre a distanza. Questa è la prima occasione che abbiamo dopo un anno e mezzo di incontrarci in presenza, e quindi anche per questo grazie alla Casa della Memoria che ci ha accolto. E partirei forse da questa tua riflessione, cioè su come misurarci oggi con quel periodo, con la Seconda Guerra Mondiale, con la Resistenza, insomma con quegli avvenimenti e quelle problematiche. Sia per la nostra generazione, diciamo tutti più o meno trentenni o cinque, ma soprattutto per le generazioni ancora più giovani, insomma, rispetto a noi, perché comunque la nostra generazione ha ancora conosciuto i testimoni, ha avuto modo di ascoltarli, soprattutto quando eravamo insomma, nel periodo degli elementari, mentre oggi, come tutti sappiamo, i testimoni di quella storia sono quasi interamente scomparsi, quindi come misurarci oggi con quel periodo? E la risposta che diciamo collettivamente abbiamo cercato di dare a questa domanda è stata attraverso i luoghi. E infatti i luoghi sono il centro di quello che poi è il risultato di questo percorso che abbiamo intrapreso insieme, sia per quanto riguarda la nostra fisica che per quanto riguarda il portale, perché la nostra riflessione è partita appunto da un interrogarci sui luoghi, luoghi che possono diventare essi stessi testimoni, appunto in un periodo in cui i testimoni ormai sono quasi totalmente scomparsi, se ovviamente interrogati con le giuste domande. E quindi, come vedrete poi quando vi mostreremo alcune sezioni della mostra, si tratta di luoghi che in alcuni casi hanno subito un processo di istituzionalizzazione e musealizzazione, ma anche luoghi che sono stati completamente abbandonati, in altri casi sono luoghi che tutt'oggi sono centro di polemiche anche molto, molto, molto dure, oppure sono luoghi che a livello internazionale anche sono molto famosi, ma per tutt'altri motivi rispetto a quelli invece alle tematiche che invece abbiamo trattato nella mostra. Quindi il luogo è il protagonista di questo lavoro, che si inserisce appunto nella cornice del progetto a cui hanno fatto riferimento prima, il conoscere il passato degli altri, e che quindi ha visto poi come risultato concreto la realizzazione di una mostra, anche se fisicamente oggi non può essere qua, e di un portale che invece esploreremo insieme, sui luoghi della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza italiani, pensati però per la fruizione da parte di un pubblico tedesco o comunque europeo, insieme al pubblico italiano. Abbiamo deciso di intitolare, dopo molti confronti e molte discussioni interne, al nostro gruppo sia la mostra che il portale Un altro viaggio in Italia, e come avete visto appunto anche dal link che vi è stato inviato. E questo viaggio in Italia vuole percorrere e portare, accompagnare il visitatore attraverso un percorso che appunto si snoda sia nel tempo ovviamente, ma soprattutto nello spazio, e che cerca di fornire delle coordinate storiche fondamentali, che appunto anche qui, come è stato già ricordato, per gli storici di entrambi i paesi ormai sono un punto di arrivo già assodato, mentre per il visitatore comune invece no. Quindi cercando di fornire questo quadro storico entro cui capire e conoscere questi luoghi, e soprattutto abbiamo cercato di portare avanti una riflessione su come è stata vissuta la guerra, su cosa è stata la guerra, su come è stata vissuta, ma soprattutto come è stata ricordata e in che modo si è costruita la memoria di quegli anni. La mostra è costituita da 17 pannelli di 1 metro per 2, che sono di facciali, appunto, come è stato già detto, sono
facilmente trasportabili in modo che possa anche lei compiere questo viaggio in Italia e in Germania. Infatti è in due versioni, una italo-inglese e l'altra italo-tedesca, in modo anche che contemporaneamente possa essere esposta sia in Italia che in Germania, e è strettamente legata al portale che adesso vedremo, perché tramite un QR code direttamente si può accedere al portale, che non avendo problemi di spazio fisico proprio offre una prospettiva più ampia, delle descrizioni più approfondite, approfondimenti, altri suggerimenti per l'utente, cosa che nella fisicità della nostra non era possibile dare. Quindi si vuole uno strumento veramente complementare e che possa anche rimanere al visitatore una volta terminato, diciamo, la visita fisica alla mostra. Il titolo, Un altro viaggio in Italia, ci siamo ispirati al celebre Gran Turismo di Gotto, ovviamente anche inutile dirlo, ma abbiamo voluto riprendere questa suggestione per proporre al pubblico, sia tedesco che italiano e europeo più in generale, un altro, un diverso viaggio in Italia, appunto, in cui ci sono due protagonisti, che sono un giovane visitatore tedesco e una giovane guida italiana, che insieme percorrono tutta la penisola, soffermandosi appunto in alcuni luoghi che noi abbiamo individuato come particolarmente significativi per svariati motivi che dopo vedremo insieme. I due instaurano, mentre appunto si muovono lungo questo percorso, un dialogo, e abbiamo scelto proprio questo, diciamo, espediente narrativo proprio perché abbiamo pensato che il dialogo potesse essere quella forma che permettesse di far emergere da entrambe le parti, cioè sia da quella italiana che da quella tedesca, i pregiudizi, le reticenze riguardo a quel periodo. Quindi nel confronto tra questi due personaggi, e questa è stata una parte molto difficile del lavoro, perché abbiamo proprio cercato di anche usare un linguaggio che potesse essere un linguaggio quotidiano, dove appunto due giovani ragazzi dell'Europa di oggi si confrontano, e si confrontano facendo emergere entrambi, come in uno specchio, diciamo, le reciproche, i reciproci pregiudizi e cercare insieme di superarli. Per fare un esempio molto, molto brevemente, avere avuto Milan nel nostro gruppo, cioè quindi diciamo un esponente della Germania, un giovane tedesco, ci ha molto aiutato, perché abbiamo riflettuto a lungo sull'importanza di quale fosse il nostro destinatario, appunto il pubblico tedesco, ma soprattutto le conoscenze che un pubblico generico tedesco poteva avere riguardo proprio ai luoghi della memoria della seconda guerra mondiale in Italia, quindi tutto quel panorama magari di memorie familiari legate alla guerra, come anche prima si accennava, no? Della guerra pulita, dell'esercito in confronto invece all'SS, eccetera. Quindi questo è solo un esempio per dire che proprio abbiamo cercato, come magari qualcuno di voi ha già visto scorrendo i luoghi sul portale, di essere anche un po' provocatori nelle nostre scelte, proprio per stimolare questo confronto e cercare di superare certi anche luoghi comuni che ancora impregnano i discorsi pubblici nei due paesi. Abbiamo quindi individuato 10 questioni che secondo noi erano centrali e che poi nella mostra rispecchiano le 10 sezioni e anche nel portale, e che sono fascismo e antifascismo, guerre fasciste, Italia divisa, occupazione tedesca, antisemitismo e Shoah, deportazione e internamenti, guerra tedesca, guerra alleata, resistenze e dopoguerra.
Se infatti più volte ho già ricordato come una delle cifre segnate del progetto è proprio quella di scardinare certe visioni che ancora sono prevalenti riguardo a quel periodo, anche nella scelta di queste 10 tematiche abbiamo tenuto ben presente questa cosa e penso che in questa scelta cronologica emerga, perché abbiamo prestato grande attenzione ad esempio all'equilibrio tra pre e post 43, tra Italia fascista e Italia occupata, cercando appunto, perché il rischio evidente era quello di perpetrare la visione di un'Italia vittima, eccetera, che appunto dal punto di vista storiografico è ben superata, da un punto di vista invece di opinione pubblica ancora si fatica, e quindi abbiamo voluto dare spazio appunto in modo importante anche all'impero fascista, eccetera, cosa che appunto vedremo nel portale. Per ogni tematica è stato scelto un luogo simbolo che appunto rappresentasse in qualche modo, appunto anche provocatorio, quella tematica, e altri 9 luoghi. Il tutto costruisce appunto un percorso che va, che copre veramente tutta l'Italia, isole comprese, e poi questo visivamente lo vedremo bene dopo nel portale, perché la mappa è veramente costellata di puntini su tutta l'Italia, di luoghi di interesse su tutta l'Italia, e ci è sembrato anche un modo, diciamo, per incentivare quel turismo culturale che comunque negli ultimi anni, il Covid, eliminata la parentesi del Covid, diciamo, ha caratterizzato il nostro paese, e quindi offrire anche uno strumento per permettere dei tour che siano anche legati appunto a queste tematiche storiche e che magari un visitatore in arrivo in Italia può seguire. Io direi che in realtà potrei anche fermarmi, perché tutto quello che ho detto comunque lo vedremo nel dettaglio. Grazie Greta, giustamente hai sottolineato l'importanza, la centralità, diciamo, dei luoghi in questa operazione e anche la quantità dei luoghi, quantità che nasce già da una selezione, ma effettivamente vedere la mappa con i punti segnati è abbastanza impressionante, e la ricchezza di questo paesaggio della memoria è uno dei motivi per cui è parso naturale che una rete come Paesaggi della Memoria appunto fosse partner di questa impresa. Federico Creatini, che è borsista postdoc al centro di ricerca Margherita Martini, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ricercatore all'Istoreco di Livorno, e dottore di ricerca in storia contemporanea all'Università di Bergamo. Chiederei a lui, alla luce delle anticipazioni che Greta ha un po' fatto, di entrare un pochino più nel dettaglio della struttura che seguono i pannelli della mostra. Buonasera. Buonasera a tutti e a tutti. Mi unisco ai ringraziamenti collettivi che sono stati fatti, ringrazio Guido e ringrazio anche i miei compagni e il mio compagno di viaggio, perché è stata veramente una lunga avventura, ma soprattutto è stata anche un'occasione per metterci a confronto, per scambiarci opinioni e soprattutto un lungo lavoro di mediazione che poi ha portato a questi due risultati che in realtà sono strettamente correlati, ovvero la mostra e il sito. Io mi riallaccerei subito personalmente alla domanda che ci ha posto Guido in apertura. La nostra generazione, come ha detto Greta, ha avuto la fortuna e la possibilità di intercettare e dialogare con l'ultima generazione di testimoni, e
diciamo che forse personalmente, guardando proprio a noi, il nostro percorso di studi ci ha portato anche a maturare per certi versi una sensibilità verso queste tematiche che oggi cerchiamo ovviamente di applicare e di portare anche nei dialoghi che abbiamo con i nostri coetanei, non solo. Io per esempio sono entrato da qualche anno nella rete degli istituti, sia a Lucca che a Pistoia che a Livorno, e l'attività che gli istituti svolgono, qui sono ben rappresentati, anche da questo punto di vista delle scuole, è fondamentale, basilare per diffondere questo tipo di conoscenze, questo tipo di sensibilità, e questo credo vada riconosciuto e anche trasposto per certi versi in una dimensione collaterale in quello che è il risultato della mostra. E questa trasposizione, questo dialogo generazionale, abbiamo cercato di riproporlo anche nel dialogo di cui parlava Greta, proprio immaginandoci Jan e Laura, che sono il visitatore tedesco e la diciamo guida italiana, come due nostre coetanee di fatto, affidando loro quelli che sono stati anche i nostri pensieri, i nostri punti di dialogo, i nostri punti di confronto. E anche qui mi allego a cosa diceva Greta riguardo all'importanza di avere Milan in squadra. Bene, sia la mostra che il sito, che sono strettamente correlati, il sito è pensato come un'espansione della mostra, infatti concettualmente il punto di partenza è stata proprio appunto la mostra, è diviso, come diceva Greta, sono divisi in 10 sezioni, ogni sezione è composta da 3 pannelli. Il primo pannello è costituito da un luogo simbolo e su questo luogo simbolo si sviluppano due aspetti. In primo luogo un'analisi della questione che viene posta al centro, ad esempio nel primo pannello, il primo nodo, fascismo antifascismo, trovate una foto di Lipari, e attraverso il dialogo che si sviluppa si cerca di analizzare alcuni aspetti della questione che poi trovano un approfondimento maggiore nel secondo pannello. Da cosa è derivata la scelta del luogo simbolo, ovvero dei 10 luoghi simboli che abbiamo scelto per le 10 questioni? Da una lunga mediazione, come ho detto, da una componente geografica senza dubbio, ma anche e soprattutto dai significati riconducibili a quel luogo, ovvero la possibilità di riconoscere in quel luogo specifico una serie di aspetti che inquadrassero bene la questione, ad esempio Lipari, il confino fascista per farla semplice, ma anche un luogo di elaborazione dell'antifascismo, la fuga, quindi un luogo che concentrasse in sé una serie di questioni importanti dalle quali partire. Il dialogo si sviluppa, come diceva Greta, in termini molto colloquiali, come veramente pensato in forma, una forma dialogica semplice, fruibile, ma non ingenua. Sono delle domande che vengono scambiate, non è un dialogo frontale, non è neanche chi è Laura che risponde, ma è anche in calza spesso Laura, cercando di abbattere questi stereotipi, e ne esce fuori, pur nei limiti ovviamente dello spazio in questione, un confronto costruttivo che ci apre le porte al secondo pannello. Ecco, il secondo pannello, la seconda sezione, se guardiamo al sito, ha il compito di costruire due tipi di tracciato, in termini molto sintetici, anche se sul sito sono un po' più approfonditi rispetto ovviamente allo spazio grafico della mostra. Da un lato una breve ricognizione storica della questione, e quindi uno sforzo di sintesi notevole per inquadrare gli aspetti centrali, faccio sempre riferimento al primo pannello dell'antifascismo e del fascismo in Italia. Dall'altra parte, qui forse è l'aspetto che più ci interessa, l'evoluzione strutturale, concettuale, ma anche generativa della memoria stessa della questione, ovvero come la ricezione della memoria e l'elaborazione della memoria della specifica questione si è evoluta nel contesto italiano non soltanto su una dimensione diacronica ma anche concettuale, ovvero cercare di capire che tipo di riflessioni sono sviluppate attorno alla questione, spesso anche in forme divisive, che l'abbiamo visto, lo constatiamo quotidianamente, ma comunque sì, era importante proporre questa dimensione. E solo anche il secondo pannello, la seconda sezione, è arricchita da questo punto di vista da immagini storiche e poi ci spiegherà meglio Giada questo aspetto, da citazioni che ci aiutino a capire, a dare perlomeno un'impronta emotiva alla questione, da anche da infografiche
utili, diciamo, a puntualizzare meglio alcuni aspetti. Ad esempio, per la questione fascismo-antifascismo, abbiamo deciso di inserire un'infografica che riportasse i dati che sono estraibili dal casellario politico centrale. Arriviamo così all'ultimo, all'ultima sezione, che è composta da altri 9 loghi aggiuntivi per questione, quindi un totale di 90. E qui, diciamo, i criteri adottati sono stati 2 principalmente. Intanto ci tengo a precisare che il sito è racchiuso in questa serie di luoghi tutta la rete di paesaggi della memoria, quindi tutti i luoghi di paesaggi della memoria sono ricordati, ma è stata la decisione più importante, è stata quella A, di dare una dimensione geografica, ovvero di magari talvolta scartare luoghi da un forte significato, simbolicamente più significativi, per dare uno spazio a una mappatura che toccasse tutta la penisola. A questa dimensione geografica si è poi aggiunta una questione, diciamo, motivazionale, ovvero cercare di toccare attraverso 9 luoghi una tutte quelle questioni di cui parlavo prima, che sono riconducibili alla questione madre, quindi al cappello produttivo antifascismo e fascismo. Cerchiamo 9 luoghi in grado di raffigurare la maggior parte degli aspetti riconducibili a questa dimensione. C'è anche un accompagnamento di una linea cronologica che aiuta il visitatore in questa circostanza a farsi un'idea, un quadro più ampio di quella che è, diciamo, che sono state le evoluzioni temporali e cronologiche della questione in oggetto. E dunque questa tripartizione fornisce in conclusione un quadro abbastanza nitido di quel che ci eravamo posti per ogni aspetto messo al centro del lavoro. Come appunto diceva Greta, è un'operazione che si ripete per 10 questioni, sono state ricordate. Dunque il materiale è tanto, il sito comunque sia è lì, abbiamo cercato di renderlo un po' più approfondito anche nei testi rispetto a quanto possibile nella mostra, e ovviamente va pensato e va letto non come un lavoro rivolto esclusivamente agli specialisti. Questo l'abbiamo elaborato insieme anche a tutti voi quando ci siamo poi sentiti in occasione del primo confronto a febbraio, ma anche nello sviluppo del gruppo, ma a una dimensione, diciamo, non tanto di public history quanto piuttosto neanche turistica, divulgativa, ecco, il termine giusto è divulgativa. Cioè è importante che i visitatori di questa mostra, italiani anche, non soltanto tedeschi, e i visitatori del nostro sito escano da questa esperienza con un'idea quantomeno strutturata di quel che volevamo trasmettere il nostro messaggio. Io credo che il mio compito possa dirsi esaurito qui, passerei la parola ancora a Giada, se non mi sbaglio, rilanciandola a Guido. Vi ringrazio per l'opportunità, è stata un'esperienza molto formativa e sono contento di averla condivisa oggi per la prima volta insieme a tutti voi. Sono venute fuori molte questioni e ciascuna delle quali richiederebbe forse molto più tempo di quello che abbiamo, però certamente nell'accostarsi ai luoghi e nel tentativo di far parlare i luoghi quasi invece dei testimoni, come si diceva all'inizio, è ovvio che soprattutto in un'operazione come questa non si può essere accademici e autoreferenziali, e al tempo stesso bisogna essere molto ben ancorati alla ricerca e ai dati. Quindi io chiederei a Giada di dirci qualcosa sul lavoro che sta dietro poi all'esito finale, cioè le fonti e la ricerca. Giada Borrotti è laureata in scienze storiche, ha fatto 2 master in fruizione dei beni culturali a Firenze e in management del turismo a Roma, ha collaborato con l'Istituto di Siena, non so se riesco a pronunciare, ISSEC, e collabora attualmente con il Museo delle Storie di Bergamo come catalogatrice dell'archivio fotografico e con i servizi educativi del Museo Bergamo del Centro. Grazie. Sì, grazie mille, Guido, per l'introduzione. Io ovviamente
Mi affianco i ringraziamenti già fatti, soprattutto a tutti quelli che hanno collaborato e hanno creduto in questo progetto, ma soprattutto ai miei colleghi, perché abbiamo fatto davvero un viaggio importante per tutta la penisola. È stata un'esperienza particolare, impegnativa a tratti, dovuto ovviamente anche al Covid che ha colpito insomma tutti, e quindi è stato particolarmente impegnativo, però insomma oggi siamo qua e siamo tutti contenti. Allora, magari parto anche facendo una riflessione in merito alla domanda che ha fatto tu Guido un po' all'inizio, dicendo che parlo ovviamente a livello personale, per esperienza personale. Io ho avuto la fortuna di vivere con la mia bisnonna, di conoscerla, di crescere insomma con lei, una bisnonna che mi ha sempre raccontato di quanto è stata fiera mostrandomi la sua fede di non averla mai dato ai fascisti. O di una nonna che quando era piccolina si ricorda che andava a rubare qua e là il cibo quando usciva dai vagoni che si fermavano nella bassa bergamasca, appunto perché sentiva fortemente, no? Insomma, sentiva la fame, erano molto piccoli, una famiglia numerosa. Ho avuto anche la fortuna di crescere con un nonno paterno che si è fatto parecchi anni di prigionia in Russia e dopo altrettanti anni è riuscito a tornare insomma nel suo paese, rendendosi conto che era l'unico sopravvissuto un po' di tutti i giovani ragazzi partiti. Quindi inevitabilmente il fatto di avere in famiglia queste esperienze mi ha fatto crescere un po' per empatia, un po' per vicinanza familiare, ovviamente è per il bene che volevo a queste persone, fatto venire in me insomma questa curiosità di conoscere cos'è la storia, cos'è il passato, quindi ho intrapreso questo percorso di studio. Capisco, se inizio a fare una riflessione magari invece sulle nuove generazioni, la famosa Gen Z, quindi più giovani, purtroppo loro non per colpa non hanno la possibilità magari di aver vissuto queste esperienze direttamente, no? Come l'ho potuta avere io. E un po' per la formazione professionale, lavorando appunto con i servizi educativi, quindi organizzando laboratori per studenti, mi rendo conto che in realtà la curiosità c'è in questi ragazzi. Purtroppo appunto non hanno avuto la possibilità di conoscere direttamente magari dei testimoni, però vedo che probabilmente per far crescere in loro la curiosità anche di capire cos'è stato il nostro passato, bisogna dargli anche le basi per far crescere in loro una coscienza critica. E vedo che quando si cerca di stimolarli cercare di interpretare le fonti, cercare di capire cos'è la storia d'oggi, come leggere banalmente delle foto o le informazioni che gli arrivano sui social. Quindi quando si riesce a far crescere in loro questo spirito critico, la curiosità di capire il mondo che li circonda c'è, e forse perché no, nel mio mondo ideale potrebbe essere anche un modo per fargli crescere la curiosità di capire come ci siamo arrivati ad oggi, quindi stimolare un po' la riflessione anche sul passato. E per quanto riguarda invece appunto la ricerca, quindi torno su in questo progetto. Allora, non mi dilungo troppo su ciò che sono stati i criteri di selezione di ricerca, dei vari luoghi, dei nuovi simboli, degli altri luoghi, della strutturazione dei testi, perché ne hanno già ampiamente parlato i miei colleghi. Dico solamente che ovviamente come base tutte le pubblicazioni scientifiche specifiche sui singoli temi sono state fondamentali, sono state un punto di partenza, ci hanno dato tantissimi spunti di riflessione, soprattutto per tutte quelle argomentazioni riguardanti l'elaborazione e la stratificazione della memoria sulle varie tematiche. Ora, non faccio qui l'elenco degli autori e delle pubblicazioni, ma vedo moltissimi volti, insomma, qui presenti oggi, ne siamo molto contenti. L'altra tipologia di fonti che abbiamo utilizzato, sicuramente fondamentali sono state le testimonianze orali. Penso ad esempio alle testimonianze di partigiani e partigiani, quindi mi rifaccio soprattutto al progetto dei partigiani dell'AMPI, testimonianze di ex deportati come una tra tutte quella della senatrice Diana Segre. Penso anche a testimonianze provenienti da archivi non solo nazionali ma internazionali, quindi per esempio l'archivio digitale dell'International Mobile Command Center dell'Università di Lincoln. Altre fonti fondamentali sono state le lettere e i diari di guerra di soldati non solo italiani ma anche tedeschi, e quindi l'archivio diaristico ad esempio nazionale di Pieve Santo Stefano, e perdonatemi se non lo dirò in tedesco, Mino, scusami, correggimi nel caso, l'archivio ad esempio diaristico tedesco, fondamentale anche quello per le lettere soprattutto dei soldati appunto al fronte.
Per quanto riguarda invece le infografiche, anche qui trattandosi di dati numerici e statistici abbiamo consultato moltissime banche dati. Federico diceva prima, ad esempio, il casellario politico centrale per quanto riguarda le sentenze e le condanne a morte. Abbiamo anche consultato il fondo Ricompark, depositato presso l'archivio centrale dello Stato, soprattutto per ricostruire un po' i soprannomi dei partigiani. Abbiamo poi consultato anche i siti istituzionali, soprattutto per i dati riguardanti le elezioni amministrative e il referendum del 2 giugno, e quindi penso al sito del Quirinale o al progetto 2giugno.it. Per quanto riguarda le stragi, rastrellamenti, fucilazioni, fondamentale è stato l'atlante delle stragi nazifasciste. Per le deportazioni, gli internamenti in antifascismo, penso ovviamente all'aiuto dato da ANER, del CEDEC, il progetto Campi Fascisti. Quindi, come vedete, vi sto dando una serie di informazioni per farvi vedere anche la varietà di fonti sulle quali abbiamo lavorato e che abbiamo consultato. All'interno del sito, non nella mostra, troverete una sezione approfondimenti dove ci sono consigli di lettura e consigli di visione. Sui consigli di lettura, dopo un lungo ragionamento, abbiamo deciso di dare consigli più che altro incentrati sulla narrativa. Questo appunto perché, come sottolineavano i miei colleghi che mi hanno preceduto, questo progetto, sia la mostra che il sito, vogliono essere non soltanto per esperti, per un pubblico esperto, ma anche, è anche pensato per le scuole. Quindi abbiamo pensato che magari la narrativa si avvicinasse di più anche a questo mondo. Trovate anche tantissime autobiografie, qualche esempio che mi viene in questo momento può essere Levi, Guareschi, Calvino, Fenoglio, tantissimi, insomma, è molto vasta. Sui consigli invece di visione ci siamo rifatti soprattutto alla cinematografia italiana, in particolare alla corrente un po' neorealista, quindi passiamo veramente dal primo dopoguerra, penso a Rossellini con Paesano del 46, e percorriamo tutta la seconda metà del Novecento per arrivare fino a Nomo che verrà di diritti del 2009. Quindi sono veramente, anche qui avete un'ampissima scelta. Abbiamo inserito anche dei documentari. Un esempio potrebbe essere i 600 giorni di Salò, che è un documentario prodotto dalla RAI in collaborazione con l'Istituto Luce. Ovviamente trattandosi di un viaggio, quello che per noi dovrebbe essere poi un viaggio fisico di due persone che percorrono appunto tutta la penisola e quindi vedono dei luoghi, la ricerca iconografica è stata fondamentale, quindi abbiamo utilizzato moltissime immagini e fotografie. Pensate, 100 luoghi significa anche 100 fotografie, significa quindi contattare 100 realtà differenti per avere appunto la fotografia di questi luoghi. Questa è stata sicuramente la prima sfida, la seconda è stata quella di riuscire a reperire questo materiale in pieno Covid, perché questo progetto è iniziato esattamente un anno e qualche mesetto fa e quindi non è stato sicuramente facile spostarsi, sappiamo tutti che la zona rossa, le varie zone rosse in tutta Italia hanno limitato gli spostamenti, quindi ringrazio anch'io ovviamente la rete di Paesaggi della Memoria che è stata importantissima in questo progetto, però vorrei soprattutto ringraziare tutte quelle realtà più piccole, quindi le associazioni, i fotografi professionisti, i colleghi che veramente hanno dato massima disponibilità per farci avere tutto questo materiale. Perché paradossalmente sulle foto storiche non abbiamo avuto tutti questi problemi in quanto già digitalizzate, quindi il trasferimento è stato anche più immediato. Sulle fotografie attuali, quindi dell'oggi, trattandosi di un viaggio fatto da due persone nel 2021, è stato abbastanza complicato proprio perché molte di queste realtà non avevano una fotografia della propria struttura nell'oggi. Come diceva poi anche Greta, moltissimi luoghi poi hanno subito trasformazioni nel tempo, non sono tutti luoghi istituzionalizzati, musealizzati, quindi abbiamo tantissime realtà che sono in un forte stato di degrado, sono state completamente lasciate abbandonate, alcune non esistono neanche più. E quindi anche qui la sfida di questo progetto è stato inserire anche realtà come queste, per far vedere proprio come il tempo ha trasformato questi luoghi, come sono stati anche rielaborati nella memoria pubblica. Per fare alcuni esempi, penso alla bellissima spiaggia di Rimini, che
vedrete, e ovviamente quando noi guardiamo questa spiaggia tutto pensiamo tranne che a un Criminian Club. Oppure penso all'albergo Campo Imperatore, il comune dell'Aquila mi spiegava che per decenni è stato lasciato completamente in uno stato di degrado e soltanto l'anno scorso hanno ricevuto dei finanziamenti per riuscire a far partire i lavori, insomma, di ristrutturazione quest'anno. Quindi trovate questo albergo completamente transennato, coperto da teli, in uno stato abbastanza fatiscente purtroppo. Oppure penso anche a Villa Triste a Firenze, che adesso altro non è che un edificio residenziale, quindi un condominio, c'è una piccola targa, però capite bene che è difficile per un visitatore capire che cosa poteva essere quel condominio, perché la targa è in proprietà privata, quindi è complicato riuscire ad avere un raffronto su cosa appunto era questo, cosa poteva rappresentare questo luogo. In ultimo penso anche a tutti quei luoghi che appunto non esistono più, quindi ad esempio al fantastico viaggio di un'ora e mezza fatto dal nostro Federico nelle campagne militari per cercare ad esempio il cibo di coltano coperto dalle sterpaglie. Quindi insomma abbiamo avuto diverse difficoltà, direi che il lavoro di squadra è stato fondamentale e mi permetto di dire che siamo anche abbastanza soddisfatti insomma di questo progetto. Chiudo qua. Grazie Giada. Sì, il discorso sui luoghi aprirebbe molti altri temi che forse possiamo appena accennare, uno dei quali è, si tratta, come avrete capito, di luoghi molto disparati. Alcuni vorrei dire quasi scontati, non so, via Tasso a Roma non poteva non esserci, altri molto meno, e spesso no, si tratta di luoghi non solo non musealizzati ma del tutto abbandonati o sconosciuti. Questo, devo dire, mettere al centro i luoghi significa anche inserirsi in una visione relativamente recente, ormai non più recentissima, del patrimonio, del paesaggio come patrimonio culturale e della partecipazione di una comunità alla, non solo alla tutela di per sé, ma alla valorizzazione, alla fruizione di quel patrimonio, che fa sì che noi conosciamo un luogo e sentiamo come quel luogo ci appartenga, al tempo stesso sentiamo come noi apparteniamo a quel luogo, cioè riusciamo a instaurare un rapporto con i luoghi. Siamo di una puntualità, devo dire, ammirevole, quindi prendo. Io darei adesso la parola a Annabella De Robertis, che è ricercatrice archivista presso l'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo di Bari, di cui è co-direttrice, collabora con la Storia, ha svolto attività di ricerca sull'antifascismo pugliese, sulle stragi nel Mezzogiorno in generale, sull'attuazione del piano Marshall, della ricostruzione in Puglia, eccetera. Parte delle cose che abbiamo sfiorato o che ho accennato, chiederei a Annabella di riprendere un po', cioè la sfida di rendere comprensibili e fruibili certe tematiche e il tentativo di sensibilizzare attraverso i luoghi la materia. Tenete conto che la mostra, come è stato detto all'inizio, non è solo l'occupazione tedesca, ma c'è un prima e c'è un dopo. E Paola Boccanate e io abbiamo ingaggiato alcune battaglie, non tutte vincenti, sulla riduzione dei testi e della materia per evitare di produrre un'enciclopedia, però ecco, c'è molto, e al tempo stesso appunto l'esigenza era quella di produrre qualcosa di fruibile, e non, quindi lascio a Annabella di parlarci di questo aspetto. Grazie.
grazie. Grazie, grazie, buonasera. Mi unisco naturalmente ai saluti e ringraziamenti che Iacopo ha già fatto a chi è presente questa sera e soprattutto a tutta la squadra che ha collaborato con noi in questo anno e mezzo. E, allora, prima di tutto bisogna partire appunto da una puntualizzazione, nel senso che la difficoltà maggiore di questo progetto e della progettazione della mostra qui nel sito è stato chiarire che appunto noi non facevamo una semplice descrizione o narrazione della storia della Seconda Guerra Mondiale come si vissuta in Italia, insomma, ma era appunto una storia della memoria, una narrazione della memoria della Seconda Guerra Mondiale in Italia attraverso questi luoghi, quindi era una difficoltà notevole per noi, insomma gli altri ne hanno già parlato. Questo però, ed è stato detto già nei primissimi incontri, tutti virtuali purtroppo, del nostro gruppo di lavoro, questo non significava fare un semplice elenco, una ricognizione dei luoghi della memoria. Noi certo partivamo da una base che ci ha aiutato, che ci ha sostenuto appunto il portale della rete dei paesaggi della memoria, che ci ha aiutato, però appunto è un campione di tutti i luoghi della memoria e questo ci ha aiutato, però allo stesso tempo insomma ci ha presentato anche notevoli problematiche. Bisogna partire appunto anche dal fatto che esistono luoghi di diversa natura, di natura davvero eterogenea. Nei luoghi presenti nella mostra e nel sito, voi vedrete, ci sono musei, ci sono centri di documentazione, centri di ricerca, ci sono semplici magari luoghi con delle lapidi, no? Oppure soltanto luoghi in cui restano delle tracce anche poco identificabili, poco rintracciabili di edifici, monumenti, campi di concentramento, campi di sterminio, campi di internamento. Quindi è un panorama molto variegato. La difficoltà enorme, come potete immaginare, è stato selezionare 90 di questi luoghi in un territorio vasto e molto articolato. È stato complicato per diversi motivi. Ognuno di io credo che il problema maggiore sia stato per noi, insomma per ognuno di noi, lasciar correre, lasciare andare un po' i luoghi a cui eravamo legati per diversi motivi, per motivi no, personali, magari appunto di appartenenza territoriale o anche per motivi di studio. Ci sono stati confronti, questo lo possiamo dire e credo che voi appunto lo possiate immaginare, ci sono stati confronti molto serrati appunto perché era come insomma capita immagino nel lavoro di tutti voi, è difficile accontentarsi di tralasciare alcuni argomenti, alcuni luoghi. Quindi questa è stata una sfida da prendere. E poi, come già si accennava prima, bisognava dare una certa uniformità territoriale. Noi avevamo intenzione di rappresentare tutto il territorio nazionale in questa diciamo, mappatura dei luoghi, però questo è stato fatto naturalmente con criterio, dando cioè coerenza con l'incidenza di alcuni eventi in alcuni luoghi, quindi non tutti i luoghi naturalmente sono rappresentati per ogni tematica. E quindi bisognava però evitare la preponderanza della presenza di alcuni territori e non di altri, insomma è stato un lavoro di sintesi e di selezione davvero certosino e complicato. Il risultato probabilmente non accontenterà tutti, sarà ognuno troverà dei luoghi che mancano, ma insomma è una selezione, quindi questo lo diciamo, siamo costretti a premettere tutto questo. Quindi i criteri di selezione sono stati appunto l'uniformità territoriale per la necessità di evitare le ripetizioni, c'erano alcuni luoghi che rappresentavano, che simboleggiavano lo stesso argomento, quindi si è dovuto scegliere tra più luoghi per noi più
costume erano importanti, e poi volevamo dare anche un po' di originalità, nel senso che alcuni luoghi chiaramente per noi appaiono molto noti, molto anche un po', perdonatemi l'espressione, anche un po' banali, però noi ci dobbiamo ricordare che si tratta di una mostra che ha un target che non è quello abituale appunto degli studi, delle ricerche di tutti noi, ma abbiamo un po' naturalmente dovuto abbassare il registro, l'abbiamo fatto nel linguaggio, no, dei testi, dei pannelli, l'abbiamo fatto anche un po' nella selezione dei luoghi. Quindi abbiamo coperto un po' tutto il territorio ed è così che in tematiche, lo vedremo credo più tardi, come la tematica della guerra alleata, noi troveremo sia luoghi sono rappresentati sia luoghi meridionali, sia luoghi settentrionali pesantemente colpiti, ad esempio, no, dei bombardamenti alleati, sia luoghi meridionali sempre colpiti dei bombardamenti, ma che chiaramente sono stati interessati soprattutto dall'arrivo degli alleati il 2 settembre del 43. E allo stesso tempo però in argomenti come l'occupazione tedesca ovviamente c'è una preponderanza di luoghi che hanno vissuto pesantemente l'occupazione da parte dei tedeschi, ma non abbiamo tralasciato episodi per noi non secondari anche che riguardano il territorio meridionale, che è stato interessato da un'occupazione ovviamente più breve, ma non meno violenta, come tutti sappiamo. Soprattutto poi c'era l'urgenza di individuare, non soltanto, lo diceva Greta all'inizio, non soltanto luoghi da cui emergesse il ruolo dell'Italia in quanto vittima di una guerra, quanto l'Italia ha subito, no, durante gli anni di guerra, ma soprattutto abbiamo deciso di individuare anche luoghi da cui emergessero tutte le responsabilità dell'Italia in questa guerra. E quindi abbiamo trattato temi molto delicati, quali appunto le responsabilità dell'Italia nell'occupazione e l'invasione dell'Etiopia, ma soprattutto anche i crimini commessi nei Balcani o in Grecia, o l'intervento militare nella guerra di Spagna. Abbiamo fatto anche delle incursioni extraterritoriali, anche perché ci sembrava giusto affrontare questa sfida, anche questa notevole, perché si tratta di temi che infiammano ancora non soltanto il dibattito storiografico, ma anche veramente il dibattito pubblico nel quotidiano, e quindi questo è stato anche un altro criterio di selezione. Concludo dicendo che appunto, come ce l'avamo detti anche con Mirko Carattieri nelle prime riunioni di questo gruppo di lavoro, non è una mera ricognizione di luoghi, è una selezione critica, e soprattutto per, io credo che il risultato sia stato appunto non dare una ricognizione completa, perché non lo è nei fatti, non lo poteva essere, ma sviluppare un dibattito, una riflessione più ampia sulla presenza o sull'assenza della memoria nel territorio, perché appunto si tratta di luoghi alcuni istituzionalizzati, altri no, in altri casi non abbiamo trovato memoria, certo sono rari i casi. Io mi sento di dire che in questo lavoro è emerso che in Italia c'è una memoria, certo non sempre è adeguatamente valorizzata, ma c'è una volontà, un tentativo di recuperarla, e noi adesso vediamo che c'è una volontà nell'opinione pubblica di ricostruire una topografia della memoria, un concetto che diciamo, si sta rapidamente diffondendo, io credo. Quando questo progetto prendeva forma proprio agli inizi del nostro lavoro, io ricordo che si era scatenato nel mio territorio, la Puglia, un dibattito in merito a una proposta di trasformare il territorio di Santa Maria al Bagno, all'estrema punta del Salento. C'era questo progetto del sindaco di trasformare questo territorio, che era stato terra di accoglienza di profughi ebrei nel 43, nel 44, in una stazione, per idrovolanti. Questo aveva giustamente sollecitato, no, il territorio a
tu ce l'hai, e chi è che non ce l'ha, insomma, cioè, quindi insomma era, c'era un dibattito in corso. Pochi mesi prima, nel luglio del 2020, avevamo visto il Presidente della Repubblica Mattarella incontrarsi con il Presidente sloveno a Basovizza, insomma c'era anche questo no, questa centralità dei luoghi della memoria un po' controversi, ancora un po' delicati, giustamente delicati, e notizia di questi giorni invece la discussione di una proposta, anzi è stata accolta dal Consiglio Comunale di Termini Imerese la proposta di un consigliere comunale della Lega di togliere, di spostare una lapide che ricorda i deportati, i caduti partigiani e gli inni deportati nel territorio di Termini Imerese dal cimitero, perché è troppo vicino alla statua della Madonna nel cimitero. E quindi io diciamo che questo mi ha colpito, perché insomma, ecco, c'è bisogno in Italia di questo dibattito, c'è bisogno di ragionare sulla tutela e sulla valorizzazione dei luoghi della memoria, che siano musei, che siano cimiteri, che siano sacrali, che ce li abbiamo nel nostro percorso, perché non siano solo muti ossari, ma siano davvero una occasione di riflessione su questa nuova topografia della memoria. Vi ringrazio. Grazie Annabella. Si diceva prima, a proposito di stereotipi, il gruppo di lavoro è composto da quattro bravi italiani e un cattivo tedesco, e ovviamente l'abbiamo lasciato per ultimo a parlare, ma a parte le battute, Milan Schwinder, collaboratore scientifico del Memoriale per il lavoro forzato a Lipsia, del Memoriale di Ehrenheim Zeitheim e del Centro di Documentazione di Torgau, e nelle sue ricerche si è interessato in particolare sempre di internati militari, di giustizia della Wehrmacht, di disertori tedeschi, di lavoratori forzati italiani. Gli chiederei di entrare un po' più nel vivo del sito, illustrandoci con qualche esempio una parte del sito. Al tempo stesso, capisco che è una domanda che forse richiederebbe più spazio, ma mi piacerebbe chiedergli come si è sentito, provenendo dalla Germania, dalla cultura tedesca, non tanto in quanto storico, ma come si diceva prima, in quanto persona che conosce l'opinione pubblica tedesca meglio di noi, come si è trovato a maneggiare questa materia, in sostanza. Grazie. Buonasera a tutti e tutte, e grazie Guido per l'introduzione, grazie agli altri curatori per quello che ci hanno già raccontato. Adesso toccherebbe a me di presentare uno dei risultati del nostro lavoro di gruppo, che sarebbe il famoso sito di cui si è già parlato tantissimo, ma vorrei iniziare con le due domande che ci hai fatto riguardo all'importanza della mostra per i giovani europei, ma anche per come mi sono trovato io da storico tedesco lavorando in questo progetto. E inizio anch'io come te già, magari con una riflessione un po' più personale, perché anch'io avevo un testimone familiare in famiglia, che era mio nonno, che ha fatto il soldato in Italia, essendo soldato della Wehrmacht. Quindi la questione dei testimoni, che sono super importanti anche secondo me, per me è sempre stata una questione un po' ambigua, perché c'erano i sopravvissuti della Shoah che venivano da noi a scuola per parlarne, ma c'era anche l'ex soldato della Wehrmacht che ci spiegava come hanno ucciso i soldati russi. Quindi secondo me è una cosa molto importante che ci siano anche mostre come questa, che contraddiscono anche alcuni testimoni dell'epoca che ormai forse non ci sono neanche più. In più, perché secondo me, e forse è la mia opinione personale, perché in Germania gira ancora un po' l'idea della guerra un po' più pulita nell'Europa occidentale, perché si parla spesso della campagna russa, di Stalingrado, dei crimini soprattutto della SS, ma raramente della Francia, della Grecia o dell'Italia. E come sono trovato io?
E non è stata la prima volta che ho fatto delle esperienze lavorative in Italia, ho già lavorato in Italia, quindi c'erano temi e questioni che conoscevo benissimo, altro ovviamente di meno, conoscevo per niente. E però è stata la prima volta che ho potuto lavorare per più di un anno con storici italiani della mia età su tutti i temi della seconda guerra mondiale dal punto di vista italo-tedesco. E questi scambi di idee, prospettive, opinioni, secondo me, sono stati molto prolifici perché hanno anche creato delle relazioni, momenti di discussione che poi hanno prodotto siamo arrivati a punti che potevano spiegare alcuni fatti storici sia per gli italiani ma anche per i tedeschi. Magari vi faccio un breve esempio, poi continuo col sito. Alcuni mesi fa io e Gian abbiamo prodotto insieme allo staff del padre un video di promozione per la mostra, qua, dove lei parlava in italiano dell'8 maggio nelle due Germanie, perché quando parliamo della Germania ce ne sono sempre due, mentre io parlavo in tedesco il 25 aprile in Italia. E era molto una situazione super, molto bella per due motivi. Dovevamo trovare un linguaggio e una certa massa di informazione per avere un video indirizzato sia al pubblico tedesco ma anche al pubblico italiano. E preparandoci insieme per creare questo video, ovviamente abbiamo dovuto discutere sull'8 maggio, sul 25 aprile, le differenze, cosa si assomiglia. E questo vale anche per altri temi, per esempio i bombardamenti alleati o altri temi come questi. E quindi posso dire che mi sono trovato benissimo e secondo me questo tipo di lavoro insieme su storici tedeschi e storici italiani che si occupano di temi comuni può essere un modo molto molto fruibile per creare progetti del genere. Continuo con la presentazione del sito, così chiudiamo. Qua davanti vedete il sito iniziale del portale in lingua italiana. Ovviamente il sito esiste anche nelle altre due lingue, che sono il tedesco e l'inglese. E con la copertina della mostra, che è il nuovo di Milano, quel che ero amato. Andando giù ci arriva il concetto della mostra in una versione molto molto ridotta. Se cliccherei qua ci arriverebbe la PDF con il concetto lungo della mostra, che in questo momento forse non ci interessa troppo. E ci sono le 10 tappe del viaggio che corrispondono con i 10 temi che abbiamo scelto, che ci guardiamo dopo. La nota tecnica per istituzioni, musei, luoghi che vogliono ospitare e installare la mostra insieme ai contatti del padre e ovviamente i crediti di chi ci ha collaborato. Quello che ci interessa ovviamente di più sono i 10 temi che abbiamo scelto, che sono qua con le foto attuali dei luoghi simboli. Sì. Clicco qua, ad esempio, su Guerra Alleata, si carica il sito del tema Guerra Alleata, che è molto simile ai pannelli della mostra fisica. Abbiamo qua la foto attuale del luogo simbolo, che sarebbe l'Hotel Internazionale a Brindisi, e andando giù ci arriva il dialogo tra Jan e Laura, che parlano sia della storia del luogo, ma anche della memoria e dello stato di realizzazione. Poi ci arriva la foto storica, ogni luogo simbolo, così il visitatore, la visitatrice ha l'idea del luogo storico ma anche del luogo attuale, e poi la posizione geografica. Andando un po' fuori si vede che ci sono tantissimi luoghi, ne ho già parlato, che sono 100 luoghi su tutta la penisola, che si vede qua la quantità di luoghi che abbiamo trovato, individuato e scritto. Poi ci sono due testi più generali, non più sul luogo simbolo, ma sul tema in generale, in questo caso la guerra alleata. Quindi qua a sinistra si parla della storia della guerra alleata, mentre qua a destra si parla della memoria.
hanno identificato nuove altri luoghi di interesse legati sempre alla questione della guerra alleata, e dopo vi faccio vedere uno. Poi c'è l'infografica, si trova anche poi nella mostra fisica, in questo caso sono le bandiere storiche delle forze alleate combattenti durante la campagna d'Italia, con i soldati impiegati, i soldati caduti. Poi c'è sempre un'altra infografica in ogni sezione. E gli approfondimenti. Gli approfondimenti ci sono sia sul livello culturale, in questo caso sono consigli di visione o di letteratura, ma anche su un livello magari un po' più scientifico, in questo caso è un video storico della liberazione di Roma e un altro sito in inglese dell'International Bomber Command. E qua giù si potrebbe andare alla pagina precedente, che è un altro tema, o al prossimo tema. Sì, e lì intro qua, ci arriva al sito di un altro luogo di interesse che funziona molto simile al luogo singolo. Qua vediamo il cimitero americano di Nettuno con la foto attuale, e abbiamo sempre un testo sia sulla storia del luogo, cosa è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche sulla memoria e lo stato di musealizzazione. Questo testo è una cosa che abbiamo scritto in più per la pagina che nella mostra così non si trova. Poi, essendo un portale che si rivolge anche ai turisti, non solo tedeschi, ma forse anche italiani, francesi, austriaci, abbiamo aggiunto le foto e le info utili, dove si trova, cosa si può vedere, gli orari di apertura, cose semplicissimi, sempre poi con la posizione geografica. E anche qua abbiamo cercato di individuare sempre dei consigli alla visione alla letteratura, che in questo caso sarebbe la seconda puntata di una serie su Netflix. E in più ci sono anche altri approfondimenti, meno culturali ma più scientifici, che qua è lo Sparco di Anzio, un video del Sparco ad Anzio. Chiudo qua e passo la parola a Lino, che è già finito. Bene, grazie per l'attenzione con la quale avete seguito questa presentazione, grazie a loro ovviamente per le cose che ci hanno detto. A questo punto credo che finisco il mio coordinamento e ti lascio. Grazie.